Chi è da ricoverare? Da ricovero chi? Io che vigilo su tutto? O chi ogni cosa sa dagli altri e crede nel totale conformismo di avere le sue libere capacità discriminatorie dello spirito? Io ormai sono quel che sono. Confondo Opel con Golf e per questo c'è chi mi vorrebbe rinchiuso, perché non mi gestisco più come loro invece fanno, come fanno coloro che non hanno mai gestito il loro senso critico, accettando fin dall'inizio supinamente e solo la scienza altrui. Gente da rinchiudere fin dal loro inizio, perché hanno rinunciato da sempre a ciò cui io ancora non rinuncio, nonostante io abbia ormai 80 anni. Allora cosa dissero? Ah, oh, è vero, lo spazio è curvo. Non che una massa con la sua forza di gravità è in grado di deviare perfino la luce. No, che lo spazio era curvo e tutte le altre considerazioni contrastate immediatamente divennero Vangelo. E ora guai chi va contro questo Vangelo, contro cui andarono per 20 anni. Vedete, io quando sono di fronte a questo e voglio gestire la mia vita, sì, gestire la mia vita, io non la metto nelle mani di nessuno. Non gli credo mai se non ho verificato personalmente come stanno le cose. Con un atteggiamento degno, se volete, di Tommaso. Io ho l'atteggiamento di un Tommaso. Non credo a nulla se non lo sottopongo prima a giudizio critico con la mia ragione. Non mi fido delle ragioni altrui. Vedete, io a 80 anni mi ritrovo con tanta forza di libertà, che per altri invece è giudicata una cosa degna di un uomo ormai allo sfascio che dovrebbe essere rinchiuso perché ha perso la capacità di gestire se stesso. Ma chi lo dice? Tu che non ce l'hai mai avuta? Avevo pubblicato questo video, quanta sfortuna avevo avuto, non uno solo, ma due, sia un'auto gialla, sia quell'altra indicata con la freccia rossa, ma per una pura confusione, invece di scrivere Opel, avevo scritto Golf. E immediatamente mi sono ritrovato chi per questa svista mi ha detto che oramai ero da ricovero. Ringrazio veramente di cuore chi mi aiuta correggendomi. Non mi giudico infatti infallibile, ma da ora in poi banno chi, ponendosi a mio giudice, mi manca di rispetto. Non do più a nessuno il potere di mettere volgarità laddove si fa un lavoro coraggioso, onesto e appassionato, specie dopo una vita e con un'età in cui potrei tirare i remi in barca, ma non lo faccio. Mi preoccupo ancora di ciò che esiste qui, dove, passata la festa, gabbato lo santo, e non si ha la forza di rimanere sul pezzo
perché gli eventi fanno clamore per un po' e dopo passano nel dimenticatoio e chi ci va di mezzo siete voi. C'è chi si permette di scrivere: non hai altro da fare che di occuparti di questa questione. Ringraziate che ci sia almeno uno che non ha altro da fare che mettersi a tenere vivi gli argomenti che devono rimanere vivi. Questa questione del ponte non deve passare nel dimenticatoio. Perché se va a finire lì, dopo che per incuria si è fatto crollare un ponte e morire 43 persone, ora ci vanno di mezzo i poveri sfrattati da quelle case che, se la pubblica attenzione è sveglia, potranno essere difesi. Se tutto passa nel dimenticatoio, campa, cavallo mio, che l'erba cresce.